Ho aspettato fino all'ultimo secondo prima di fare questo video per cercare di capire o di apprendere quelli che sono gli ultimi aggiornamenti sulla situazione, sullo stato di salute, su quello che è accaduto a Andica. E da quello che arriva da bordo campo, da chi stava vicino a sta saletta medica all'interno dello stadio, dove c'è avuto una prima accoglienza, dica, sembra che si tratterebbe, sembra, perché usiamo sempre magari il condizionale, sembra che si tratterebbe di un infarto. Purtroppo il tutto è successo al minuto 70, 71, non mi ricordo che minuto era, 70 o 71, regà, dove Dica ha avvertito un forte dolore al petto e si è accasciato. Ringraziando Dio è rimasto cosciente, uscendo dal campo, comunque sia in barella, ha alzato il pollice col segno dell'ok, però vedi che la verità sono so un bel po' scosso. Vi dico proprio la verità, sono un bel po' scosso perché è un ragazzo dei 25 anni, un ragazzo dei 25 anni, tralasciate che è un atleta, un calciatore, lo sport è davanti a sta roba, ragazzi, davanti alla salute, a queste questioni di vita vera, lo sport viene non secondo piano, non terzo piano. Ricordiamo sempre che siamo qui a parlare di un ragazzo di 25 anni che facciamo le corna, speriamo di no, perché adesso c'è stata anche una nota della Roma dove ha avvisato che il ragazzo è cosciente ed è stato trasportato d'urgenza all'ospedale lì in Friuli per accertamenti, per capire l'entità, la situazione. E speriamo che non sia quello che si suppone, quello che si pensa che sia un infarto. Quindi, ripeto, stiamo a parlare di un ragazzo di 25 anni, lo sport viene in terzo piano, cioè queste cose non si augurano neanche al peggior nemico, ragazzi, di che stiamo a parlare? Quindi parlate Udinese Roma, di calcio, onestamente non c'ho voglia, non c'ho minimamente voglia. Apprezzo e faccio gli applausi più grandi a Mister Cioffi. Al Roberto Pereira del capitano dell'Udinese, a tutti i giocatori dell'Udinese e a tutti i tifosi, a tutto il popolo friulano perché sono stati accondiscendenti, hanno capito la gravità della situazione, hanno capito lo status mentale dei nostri giocatori che erano tutti palesemente scossi e preoccupati in viso. Lo stesso De Rossi è il primo che si è allarmato, è il primo che è corso. Una subito appresso Andica appena entrato negli appena rientrato e l'hanno portato in questa saletta medica per gli accertamenti, per capire che cosa fosse successo. Tutto è stata una situazione veramente, ragazzi, terribile. E veramente la solidarietà mostrata dal popolo friulano che hanno comunque sia applaudito quando usciva il ragazzo, quando è stata sospesa definitivamente la partita, che sono stati accondiscendenti, ripeto, tutti quanti, giocatori, società, pubblico. È stato veramente un grande gesto e gli dico col cuore grazie perché avete capito la situazione, ma soprattutto avete messo in primo piano la vita davanti a tutto, il valore della vita, i sani principi. E avete capito che lo sport passa realmente in terzo piano quando succedono queste cose. Quindi un applauso veramente al popolo friulano, alla società udinese, a tutti quanti. Cioffi, Pereira, tutti, tutti. Non voglio dimenticarmene nessuno perché hanno fatto un grandissimo gesto. Speriamo che possa andare tutto bene, speriamo che da questi accertamenti che adesso farà d'urgenza all'ospedale possa essere stato soltanto una situazione, un malore, uno stato emozionale, un attacco di panico, un'ansia, qualsiasi altra cosa, basta che non sia niente di grave, che esca dall'ospedale con le gambe sue e che sia bene perché gli si augura Andica, Evan Andica veramente di poter condurre oltre il professionismo proprio una vita sana, una vita in salute. È una vita che sta bene, tutto il restante della vita sua che stia bene. Ma ripeto, non c'ho voglia, raga, non c'ho proprio voglia di parlare di niente, posso soltanto Fabio che augurare tanto il tutto il bene del mondo, io posso augurare tutto il bene del mondo, Andica, gli faccio un grandissimo in bocca al lupo. Forza campione, attendiamo aggiornamenti e tanto ce ne saranno a seguire durante queste ore, ragazzi che seguiranno poi e speriamo che vada tutto bene. Andica, forza, sei un animale, sei una bestia, sei forte, forza Andica, forza Andica, forza Andica.